Ed eccoci al terzo esempio di satira, la satira sociale. Buonasera. Ehi, c'è il pubblico! È venuto il pubblico! Ma io lo sapevo che prima o dopo dovevano muovere, eccole qui, ecco il pubblico. No, sono quale pubblico? E sono le donne delle pulizie, so. Beh, vuol dire che hanno sentito che qui si fa della satira sociale e sono corse qui. Questo è il pubblico che io preferisco, bravo. Adesso sipario. Adesso faremo della satira sociale. Sipario della satira sociale. Non ridete forte perché non vi perdete. Ecco, dunque, voi dovete immaginare, noi del cabaret logicamente non abbiamo i mezzi né vogliamo averli, che questo sia un ufficio lussuosissimo, niente di meno che l'ufficio dell'avvocato Gianni Agnelli, il presidente della FIA, perciò proprio il massimo del lusso, il massimo. Io farò la parte di un operaio che viene ricevuto dall'avvocato Agnelli. E quanto se... Figurati se quello riceve. Dico, la satira è proprio quella. La satira è quella di far credere che Agnelli riceve l'operaio che va a presentare delle rivendicazioni a nome dei suoi compagni di lavoro. Dunque, tu sei Agnelli, Ferruccio. No, dico, vero, questo personaggio che noi però, capito? Personaggio duro, così, sei lì, fatti vedere un po' come sei. Siediti, fai un po' di scena, ti ricordi tutto. Dunque, c'è questa pratica qui di coso che adesso... Non ce ne importa. Bisogna che lo tenga sotto occhio. Sì, vabbè, adesso stringiamo. Stringiamo? Allora, pronto? C'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Pronto? Tutti in riposo? Ma che? Non risponde nessuno qua. Ma questi sono finti, non funzionano. Ma si capisce! Già. Giusto. Pronto? Signorina, senta, devo partire. Mi prepari subito la macchina Mercedes. Là. Ma come la Mercedes? Ma tu sei Gianni Agnelli, il presidente della Fiat? E vuoi la Mercedes? Ma come ti può venire in mente il presidente della FIA? Lui ha detto che sono un personaggio internazionale, allora io... Stai seduto, mettiti di seduta. Adesso cominciamo quella che è la scenetta vera e propria. Ricorda di rapporto padrone-operaio, capito? È tutto lì, padrone duro e operaio. Senz'altro. Allora... È permesso? Prego! Oh, si accomodi! Prego, senza complimenti! Senza esagerare, avvocato, senza esagerare. Per carità, dovere! si senti! Prego, sì. Si cucci, insomma. Sì. Ecco. Va bene, senta, avvocato. Noi... Ma lei non si siede? Perché posso? Ma come può? Ma lei è... Lei è l'avvocato Agnelli. Sì. Capito che è l'avvocato Agnelli. Molto gentile, ecco. Ma come gentile? Mi chiede se può. Dicevo, avvocato, noi del consiglio di fabbrica... Sì, benissimo, tutto quello che volete. Benissimo. Questo mi lasci... Chi ha detto? Ancora non ho detto niente. Mi lasci finire, no? Avvocato, mi lasci finire, avvocato. Agnelli, lei Agnelli. Sì, signore. Appunto. Dico, noi del consiglio di fabbrica vorremmo sottoporle alcune proposte. Ma comandi, Benedetto! Lei è il padrone. Ecco. Ma quale padrone? Il padrone è lei! Troppo buono! Come troppo buono? Stia fermo, avvocato. Sì. Ti ha composto. Dunque, dicevo, noi a proposito del nostro lavoro... È vero, noi un operaio non può stare ore e ore davanti a una macchina in continuazione, ha bisogno di un certo periodo di riposo, diciamo. Certo, ma è risolto, lo sostituisco io, non si preoccupi. Ma chi sostituisce? Lei a me? Sì. Lei Agnelli sostituisce a me, un operaio? Ma non dica sciocchezze. Ma ci mancherebbe altro, commendatore. Ma quale come sono un operaio? No, lei è un signore. Benedetto imbecille, lei Agnelli. Non può. Avvocato, un attimo zitto che vorrei proseguire. Dicevo, il nostro è... Cosa? Sono qui tutto Recce, sì, l'ascolto. Tutto Recce, ecco. Dunque dicevo, il nostro è un lavoro duro. Vuole che facciamo cambio? Come facciamo cambio? Sì, io mi metto nei suoi panni e lei nei miei. Ma come fa a dire queste cose, idiota? Come fa a dire queste cose? Agnelli che... Ah! Ok, capito? Cosa? No, dico. No, io faccio...
ho capito il vostro gioco, vecchia tattica, già, già. Voi dite che noi non siamo in grado di gestire un'azienda come la Fiat e ci sfidate a farlo, vero? No, no, è che io proprio... No, no, è che... È così? No, è che io proprio non posso, non mi sento più di stare qui. Ma insomma, come non mi sento più, insomma... Ma perché non si sente? Insomma, senta, guardi, io capisco, davanti a lei, lei è sempre lei, è vero? Io non mi trovo in imbarazzo, insomma... E senta, mi bastoni, mi torturi, è me colpa, ma mi lo posso andare avanti così. E ciao. Ho sbagliato a fare agnelli così. Ma io devo dire, perché domandi anche se hai sbagliato. Come si può pensare, come si può concepire che un agnelli però si comporti così di fronte a un operaio? Ma come può venire in mente? È tutto il contrario, è tutto il contrario. E beh, allora la satira è riuscita, no? Ma quale satira? L'ha detto lei, Sor Vianney, che è proprio tutto il contrario, che è il rovesciamento della situazione, no? Il ribaltamento, ma allora diventa il fatto del... Perché quello si sente schiacciato e colpisce. Diventa... La satira... Noi abbiamo fatto della satira, anche... Sì. Anche... non fare così perché tu non l'hai fatto apposta, uno schiaffo, tu l'hai fatto involontariamente, però è venuto fuori una cosa satirica enorme, violenta. Certo, io a quest'ora non vorrei stare nei panni dell'avvocato Agnelli, poveraccio. Chissà quel povero commendatore Agnelli come sarà risentito di questa satira così violenta. Ma sai quanto gliene frega qui? Come la satira l'ha colpito. Piaciuta? Volete il bis? Vabbè, un attimo, un tempo di respirare. Allora vi faccio un po' di gramelo. Gramelo, sapete qual è quel linguaggio onomatopoico? Tutto di là c'è pausa, di là c'è pausa, signore, potete andare a fare le pulizie. Sì, io posso farlo in padano, in toscano. Lei come preferisce? No, dico, se vuole faccio quello... Sa quello, aggiungerò uno tutto con quel... Vedi che faceva la polenta...